Salve, benvenuti nello spazio. Questo mese diamo un'occhiata ai rischi legati agli asteroidi. Con la giornata mondiale degli asteroidi, il 30 giugno, cresce la consapevolezza della minaccia rappresentata da queste rocce spaziali. Siamo qui all'ESA con una squadra di cacciatori di asteroidi, ma prima andiamo a Vienna per una piccola lezione di storia. 66 milioni di anni fa i dinosauri dominavano la Terra. Ora non sono altro che modelli e fossili che si trovano in luoghi come il Museo di Storia Naturale di Vienna. Ciò che li uccise fu un asteroide, un pezzo di roccia e metallo rimasto dalla formazione del Sistema Solare. 66 milioni di anni fa un asteroide si trovava in rotta di collisione con la Terra. L'asteroide misurava 10 km di diametro, ma fece un cratere di 200 km, il che dà la misura dell'enorme energia coinvolta come una gigantesca esplosione. Ci sono stati terremoti, ogni tipo di disgrazia, il clima è cambiato immediatamente. Molti degli animali e delle piante allora esistenti, quasi 2/3, si estinsero. Parliamo di circa i 2/3 di tutte le specie viventi sul nostro pianeta. Species on our planet became extinct. Niente di paragonabile è successo da allora. Tuttavia, come mostra questo filmato del 2013, il rischio è basso ma sempre presente. A quei tempi un asteroide di soli 20 metri di diametro esplose sopra la città russa di Chelyabinsk, ferendo 1500 persone. Studiarlo può insegnarci molto. Ecco un pezzo del meteorite di Chelyabinsk, con la tipica crosta di fusione all'esterno che si è formata durante l'ingresso nell'atmosfera. Quando l'apriamo possiamo vedere la storia di questo meteorite. Qui si può vedere la parte originale, che non è molto cambiata dalla sua formazione e che ci parla del Sistema Solare, e tutta la parte nera che deriva da una serie di impatti che il meteorite ha subito tra la sua formazione 4,56 miliardi di anni fa e oggi. Les différents impacts qu'elle a subi avant d'entrer dans l'atmosphère. L'asteroide roccioso di Chelyabinsk è esploso nell'atmosfera, mentre altri sono abbastanza massicci da colpire il suolo. La più grande esposizione al mondo di meteoriti qui al museo mostra quanto possono essere diversi. È dove atterrano che fa la differenza. Una roccia spaziale dalle dimensioni di una casa può distruggere una foresta, creare uno tsunami o addirittura alterare la nostra atmosfera, come spiega la ricercatrice. Nel caso di un mare poco profondo, e dipende anche dal tipo di sedimenti che abbiamo sul fondo, molti gas a effetto serra possono essere rilasciati dalla vaporizzazione del materiale e ciò può influenzare il clima a lungo termine. Quindi cosa si sta facendo per proteggere il nostro pianeta dagli asteroidi? Qui all'ESA, in Germania, il team di Space Safety lavora allo sviluppo di un sistema di allerta precoce, in particolare per gli asteroidi più numerosi e più piccoli, come quello che è accaduto in Sudafrica poche settimane fa. Il 2 giugno c'è stata una grande palla di fuoco in Africa. Qui possiamo vedere l'asteroide di circa 2 o 3 metri che entra nell'atmosfera, che brucia e esplode. Questo è ciò che ci interessa perché se l'asteroide è un po' più grande, tipo 5 metri, l'onda d'urto può creare un danno significativo, per cui serve di informare le persone in anticipo. Per essere meglio preparata, l'ESA sta costruendo il telescopio FlyEye da collocare in Sicilia. Scansionerà il cielo per individuare oggetti piccoli e in rapido movimento. L'agenzia sta già monitorando 740 asteroidi che rischiano di colpire la Terra e ne trova sempre di nuovi. Al momento rileviamo qualcosa come 200 asteroidi al mese, forse 3, 4, 5 potrebbero colpire la Terra. Non c'è nessuno che sia una vera minaccia. Ci sono cose là fuori che non abbiamo ancora rilevato, che stiamo ancora cercando, ma da quello che sappiamo in questo momento non c'è nulla di cui dobbiamo davvero preoccuparci. Ma è bene conoscere il proprio nemico. Sia la NASA che l'agenzia spaziale giapponese JAXA quest'anno hanno missioni per studiare gli asteroidi. La nave spaziale giapponese Hayabusa 2 orbiterà intorno al suo asteroide bersaglio questa estate e vi depositerà Mascot. Troveremo il sito di atterraggio e poi il 3 ottobre libereremo Mascot, che cadrà sulla superficie e ci darà informazioni. Il secondo passo riguarderà la navicella giapponese, che farà lo stesso e poi riporterà campioni dell'asteroide sulla Terra. Il
La missione contribuirà agli studi su come deviare un asteroide potenzialmente minaccioso per la Terra. Non è semplice, non puoi distruggere gli asteroidi con armi atomiche o qualcosa del genere, armi nucleari, quindi bisogna conoscerli bene. Saperne la composizione è importantissimo per capire come respingerli e fermarne la rotazione, ottenendo più pressione elettromagnetica su un lato per allontanarli dalla Terra. Quindi conoscere la composizione e conoscere le proprietà fisiche aiuterà molto a studiare le strategie di riduzione dei danni. Tutti questi sforzi servono ad evitare che sia l'uomo la specie che finisce nel museo come i dinosauri. Al momento non c'è una minaccia imminente, ma è importante sottolineare come un asteroide relativamente piccolo possa avere un effetto catastrofico. Basta guardare questa simulazione di un asteroide di 100 metri che colpisce Vienna e cancella la città dalla mappa. Basta solo guardare la Luna, che è vicina a noi nello spazio, per vedere che è totalmente coperta da crateri da impatto. Non li vediamo così bene sulla Terra, perché la Terra è una superficie geologica attiva, ma succede sempre di essere bombardati da oggetti provenienti dallo spazio, grandi e piccoli. I più grandi sono un po' più rari, i più piccoli cadono continuamente. È successo in passato e ovviamente capiterà di nuovo in futuro. Il 90% dei grandi asteroidi che hanno fatto estinguere i dinosauri sono stati trovati e tracciati, ma solo una piccola percentuale di quelli più piccoli, da 5 a 500 metri, è stata identificata. Di questi e dei rischi che comportano ci si sta occupando oggi. E ora la parte in cui raccogliamo le vostre domande sull'universo, le sottoponiamo agli esperti usando l'hashtag AskSpace. Con me c'è Jennifer Ngohan, che è a capo dell'ISSS Science all'ESA. Jennifer, abbiamo avuto una domanda da Stephen Panev. Vorrebbe sapere se vedremo mai un astronauta europeo sulla Luna. Sai, il volo spaziale umano, la ricerca spaziale, l'esplorazione dello spazio in generale sono sforzi globali. Tutte le principali agenzie spaziali stanno attualmente lavorando per andare oltre la bassa orbita terrestre, per andare oltre la Stazione Spaziale Internazionale, ma non so chi lo farà. Mi aspetto che sarà una cooperazione tra diverse grandi agenzie spaziali, ma la nazionalità di chi in realtà toccherà o metterà piede sulla Luna o su Marte resta da vedere. Abbiamo ricevuto una domanda da Dara Meia, che vorrebbe sapere qual è il futuro della Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo appena iniziato a utilizzare a pieno tutta la Stazione Spaziale Internazionale. Nel frattempo ci stiamo preparando per il prossimo passo. Vorremmo costruire una stazione spaziale attorno all'orbita lunare, il cosiddetto Deep Space Gateway o Lunar Orbital Platform. E finché non avremo il gateway della piattaforma orbitale lunare, continueremo a fare uso della stazione spaziale. Jennifer, grazie mille. Potete farci le vostre domande sull'universo usando l'hashtag AskSpace. Proveremo a rispondere. Seguite le altre notizie dallo spazio su euronews.com.